hanno meno da dover difendere, essendosi qualificati attraverso appunto l'Open Qualifiers e poi chiaramente attraverso le relegation. Tanto è partito il Knife Round. Già, Knife Round, che è diciamo, un modo che si utilizza da un sacco di tempo, da CS 1.6, per scegliere il side. Lo vincono i totem. Quindi fondamentalmente una specie di lancio della monetina, perché come sapete poi anche se scegli il side favorito o sfavorito, quel che sia, poi tanto ti devi giocare gli altri round, ma può essere un grande vantaggio psicologico. Totem eSport che scelgono Stay, se non sbaglio, Sì, è già, rimangono quindi CT. rimangono CT, cioè Counter Terrorist, mamma mia, oggi con l'inglese regà vado fortissimo. E quindi si scelgono un side che in questa mappa è assolutamente favorito. L'abbiamo già detto, i TI hanno una grande difficoltà su Train, che è quella di guardare i vari angoli dove i CT si possono posizionare. Parte in questo momento il pistol round e quindi siamo live con Totem eSport contro HSL Esports. Ragazzi, un po' di casino in chat, tifate ovviamente i vostri beniamini e che vinca il migliore da parte mia. In bocca al lupo a tutti i 10 player. Forse un altro piccolo vantaggio che hanno poi i CT è quello di avere due side particolarmente vicini tra loro. Infatti, ruotare da uno all'altro nei due Vero. CT è molto più semplice rispetto ad altre mappe. Intanto, qui è un execute tutta per B, dove trovano addirittura anche un paio di kill. I ragazzi dei Totem si stanno facendo avanti. Qui coprono ovviamente il plant che è già avvenuto. Mamma mia, H, ragazzi, perde la vita, ma solo dopo aver fatto un sacco di danni agli avversari. Rimane solo Pierre, deve difendere la bomba armata. Sopravvissuto per miracolo. Qui c'è una Oh, telecamera un po' sì, bloccata che ci sta tra rendendo la vita un po' l'altro, difficile, ma è un uno contro uno. caspita, emozionantissimo. Bomba tra l'altro a terra. Bardos prova a defusarla. Io lo vedo solo leggendo quello che succede. Eccolo, Pierre riesce a vincere 1-1 contro 3. Incredibile essersela perso. Mi spiace tantissimo, ragazzi, perché è stato un round fenomenale. Pierre che fa 3 kill. Tra l'altro, aveva pochissima vita ed è riuscito a svoltare totalmente il round per gli HSL Esports, che cominciano con il piede giusto. Totem, brutta batosta. Sei lì 3 contro 1. È vero che hai la bomba a terra, quindi c'hai poco tempo per riflettere. Il ticchettio ti dà fastidio nelle orecchie e cose del genere. Però, non buono. No, eccezionale, tra l'altro, insomma, si è rischiato molto per gli HSL, sono comunque riusciti a portare a casa grazie al capolavoro di Pierre. Questo è un round che doveva essere vinto per gli HSL, secondo me, essendo il round pistol, chiaramente è uno dei pochi che rispetto ad altri avrebbe fatto poi la differenza, avrebbe potuto essere giocato se non altro ad armi pari, anche perché poi magari appunto per quelle condizioni che dicevamo prima, magari i CT poi più avanti avrebbero avuto un po' più di margine. CT che a questo punto, appunto, Totem hanno poche armi a disposizione, solo uno scout e un fucile a pompa, dovranno farseli bastare. Inizia l'ingaggio, stavolta l'execute è per A, ma non trova lo stesso spazio. Infatti, già due giocatori degli HSL a terra, nonostante appunto l'armamentario magari migliore, si prova ad avvicinarsi leggermente. Trova la kill, poi Pisa qui. Il trade da parte di Pata solo sul finale, dopo aver perso comunque due compagni. Rimasto solo Chimera, uno contro il mondo, un punto vita, mamma mia, doppia kill per lui! C'è ancora possibilità, però ha così poca salute che in effetti. Uno di vita incredibile, qualunque tipo, ma niente da fare. No! The Clutch Master è ancora qui. Che cosa ha fatto? La svolta. HSL Esports, davvero sulle ali dell'entusiasmo. Questi due round, uno meglio dell'altro, perché sei veramente sfavorito e riesci a portartela a casa. Ma che cosa ha fatto Chimera? Una kill senza senso, con un punto vita, quando ormai era letteralmente rovinato. Ma tutto il suo team ormai era stato letteralmente surclassato. Era rimasto da solo, l'ha clutchata uno contro tre. Non c'è stato bisogno neanche di piantare la bomba. Round pulito, pulito, semplice, tutto ad uccidere gli avversari con un punto salute rimasto in tutto il team. Execute stavolta tutto per A, nessun ostacolo per gli HSL che hanno puntato sull'obiettivo sbagliato evidentemente. Ora toccherà però il retake, ci pensa Viper a iniziare, se non altro la kill per lui è arrivata. Il problema è che ormai il plant c'è già da un po' e sta scadendo il tempo, bisogna sbrigarsi. Cioè Pisa li aspetta al varco, una kill, poi subito il trade. Il volume di fuoco nel connector è troppo ampio per riuscire a permettere ai CT di rientrare.
addirittura ad intercettarli un po' ovunque. Ci pensa sempre Chimera, ragazzi, sta dando spettacolo, la partita per lui. Alla fine Pierre ci mette addirittura la firma. Ma che cosa stiamo vedendo? Un Chimera spaventoso, spaventoso. Dopo tre round dove due su tre è stato lui il protagonista, Pierre gli ha strappato la scena forse sul primissimo round, ma per adesso è eccezionale. Beh, ragazzi, il capitano degli HSL è, insomma, giocatore, ripeto, leggendario della scena, non per caso. Comunque adesso il quarto round è molto importante perché i Totem sono riusciti a comprare armi. Di solito, appunto, i CT riescono, quando hanno le armi su train, a prevalere. Tra l'altro, gli HSL eSports, per una questione economica, non sono invece armati di tutto punto. Vediamo che cosa si inventano e che tipo di strategia vanno ad utilizzare. Comunque vedo una train giocata molto diversamente da quelle che abbiamo visto. Gli HSL si vede che su questa mappa, insomma, sono studiati, no? Comunque, nonostante sia la mappa scelta dai Totem, occhio perché entrano in B tutti insieme. Kaden ne fa fuori uno, fa fuori anche l'altro, sono due frag per lui, poteva provare il terzo, ma è Pierre che, come sappiamo, ha sempre una lunga vita. Bomba plantata adesso, Bardos, altra kill per lui, rimangono solo due HSL contro quattro Totem, hanno tutti ruotato, ma occhio alla posizione in banana perché può prendere il flank Pisa, però sono morti tutti adesso. Bravissimo, Bada. Se vanno al defuse la vincono così, infatti non fa il terzo, no, invece sì, fa però due kill che sono importanti. Sì, è riuscito a far guadagnare altro tempo, ha strappato un altro paio di armi, comunque è un risultato piuttosto soddisfacente proprio in un contesto in cui infatti non è che si sperasse proprio nella vittoria. Gli HSL avevano fatto i conti sulla possibilità che in questo round si potesse perdere. Ora resta da capire cosa vogliono fare, un bye un po' frettoloso, deciso solo sul finale, si è scelto appunto per un force dove i soldini rimasti in tasca sono davvero pochi, ma sono convinti comunque di poter magari trovare un execute diversa. Viper qui si estende più del previsto e fa una piccola sorpresina a Pisa che non se lo aspettava, un colpo di AWP in pieno petto è stato sufficiente. Beh sì, un colpo di AWP penso sia sufficiente anche sul ginocchio, da quella distanza poi. Totem che quindi cercano di salire in cattedra, buono il round che hanno giocato precedentemente. Adesso attenzione all'attacco in Ivy perché potrebbe essere, ecco, Osama e il compagno potrebbero riuscire ad entrare da quella parte e prendere il controllo di quella zona della mappa. In verità c'è uno scambio, c'è un trade grazie a Fusion che uccide Chimera. Attenzione H dall'altra parte, viene visto, viene ferito, taggato pesantemente, alla fine in verità atterrato. Quindi 2 contro 4. Ora Fusion prende da dietro Pierre e non riesce a uccidere Osama, che adesso però rimane da solo a 21 di vita, contro 2. Pata Jones lo mette a tacere, 3-2 per gli HSL eSports. Questo è un altro di quei round dove si cerca sostanzialmente più di uccidere avversari che di andare al plant. Forse in questo gli HSL si sono un po' persi per strada, hanno buttato via due occasioni importanti per cercare un execute un po' più solidale e collettiva, hanno giocato un po' più per conto loro, separati in uno spread a ventaglio che li ha un po' castrati. Ecco, round che fa mal sperare per il team arancione, ma se non altro per loro ci sono già stati tre round ottimi, davvero ottimi. Vediamo un po' cosa riusciranno a fare in questo. Forse stavolta, no, anche stavolta effettivamente l'execute è piuttosto sparpagliata, aperti a ventaglio, si prova un approccio sia per A, ma qualcuno già scende forse verso Ivy. Bardos li aspetta, e beh, una kill fulminea per lui. È stato veramente poco challenge in questa kill. Beh, qua tra l'altro mi aspettavo comunque con le pistole ci fosse qualcosa di meno studiato, magari una corsa per cercare di prendere qualche posizione. Invece i due uomini in Ivy chiaramente non riescono ad incidere sul round, è difficilissimo lì con un'arma a corto raggio, però un uomo l'ha fatto fuori, gli HSL, non so se è abbastanza come bottino per un round di eco. Probabilmente no, bomba a terra, adesso controllano facilmente la situazione. Fusion HS su Pisa e si va sul 3-3. Sì, sono proprio gli AR che stanno facendo tanta differenza. Bardos e Fusion attraverso gli M4 stanno disintegrando gli avversari. Chiaro, questo magari è un round che fa poco
ha poco valore in un contesto complessivo dove magari appunto ci sono stati confronti con armi migliori, però effettivamente sono proprio questi M4 che stanno facendo tanta differenza nella squadra di Totem. L'AVP sì, è stato magari sorprendente in alcune circostanze, ecco, come per esempio Viper, questa è la seconda volta che prova lo stesso trucco di magia sul secondo uomo, stavolta su un avversario diverso, e gli riesce ancora una volta. Però effettivamente sono, ci tengo a ribadire che sono secondo me gli M4, sono gli fucili d'assalto che stanno facendo la differenza dal lato CT in questo contesto, in questa partita. Buona la posizione di Osama su rampa alta, non c'è nessuno, io lo vedo alla minimappa, quindi Osama è riuscito ad entrare in B, chiama, quindi ha raccolto i compagni, adesso si deve nascondere perché probabilmente è passato inosservato e potrebbe riuscire ad aprire il sito. Infatti arrivano Pisa, eccolo infatti Osama, bravissimo, prima kill su Kaiden che neanche si è accorto che lui fosse lì. Bene, entrano gli HSL quindi adesso sul site e Totem Esports che devono assolutamente andare al backup. Anzi, backup, non c'è nessuno lì, devono andare al retake adesso perché la bomba è a terra. Non so neanche se dalla posizione in cui sono ci proveranno. C'è un Osama veramente che sta larcherando tutto. Che strano. Esatto. Altre due kill per il giocatore macedone. Pata Jones su Chimera che cercava in A di ottenere altre informazioni, magari qualche altra kill. Qui la bomba esploderà al 100%. I Totem hanno completamente abbandonato la postazione. Quindi sarà un 4-3 a HSL che dopo tre round subiti si rimettono un po' in corsa. Sì, forse piccola svista difensiva, la scelta del site che poi non è stata minimamente aggiustata in corso d'opera. Sembra proprio che i Totem rinuncino a priori a voler giocare per i retake spesso e volentieri, e in generale comunque a riconquistare il sito se questo magari non è stato indovinato nella scelta iniziale. Adesso la posizione comunque non è malissimo per i Totem, che hanno a disposizione abbastanza risorse per poter schierare 5 fucili d'assalto differenti, addirittura qualcuno ha rubato, ma è la prima volta che gli HSL propongono una VP Chimera sotto esame. Eh già, lo specialista, andiamo a vedere come e dove lo andrà ad utilizzare, quale sarà la posizione quindi del giocatore capitano degli HSL Esports. Totem che comunque hanno insomma subito il colpo, ma non troppo, l'economia era stabile dopo tre round, hanno potuto di nuovo comprare tutte le armi. HSL, eccolo qua, abbiamo chiamato, esatto, su Fusion. Chimera riesce in un frag abbastanza rubato, se vogliamo, nel senso che comunque quel tipo di scambio si vede poche volte, soprattutto una VP così ravvicinato. Kaiden però subito a ristabilire la parità numerica, ancora Chimera, altra kill per lui, quindi tutti contro Viper, 3 contro 1 HSL che se vincono questo round mandano assolutamente in mamma mia Viper, attenzione Viper che la può clacciare, 2 kill per lui, 1 contro 1 proprio contro Chimera, e alla fine sempre lui, close. 11 punti vita, ma riesce a portarsela a casa contro un Viper strepitoso, ragazzi, che veramente ribadisce quanto i Totem Esports siano in partita con il cuore e con la testa. Ragazzi, qui io preparatevi perché secondo me gli overtime sono un fatto accertato proprio. Ma io ti ripeto, normalmente vediamo dei Totem, per carità, sono 5 campioni, però effettivamente magari è meglio concentrarsi un po' sull'azione, riprendiamo il discorso più avanti. C'è un bagno di sangue, un sito di A completamente stravolto. Tre kill con pistole. Sono dei proiettili. Sì, ma sono Kaiden, sono Viper ed è Bartos che stanno facendo tanta differenza con gli AR. Vabbè, in questo caso ovviamente con le pistole perché non c'era di meglio. Forse di solito vediamo brillare di più Pata Jones, o perlomeno è stato così contro gli M. Ma non abbiamo stavolta, no scusatemi, i Totem hanno giocato contro le Manguste. Abbiamo visto brillare molto di più Pata Jones, però in questa partita con 5 campioni davanti, ecco, Pata Jones forse non riesce a brillare come fa di solito, che fa un one show. Secondo me l'hai detto bene tu prima, è proprio il tipo di partita in cui tutti possono dare veramente, fare tutto, dare il loro apporto e così via. È vero. Cioè, salgono in cattedra a momenti un po' tutti. Tra l'altro è Fusion per ora il top scorer, top fragger per quanto riguarda la formazione di Totem Esports. Pierre, quindi frag, poi Kaiden dall'altra parte.
altro frag per Pierre, di cui seguiamo l'azione molto volentieri, ma Bardoz ristabilisce la parità numerica, 3 contro 3 adesso, si stanno veramente affrontando a viso aperto tutti e due i team, situazione economica comunque che vede gli HSL molto in vantaggio. Viper bravissimo a prendersi questa kill probabilmente inaspettata dalle scale, adesso a lasciare solo 2 HSL Esports in vita. Pierre e Chimera però, due che sono molto pericolosi. Altra kill per Pierre, siamo a 3 in questo round. Può andare per l'ace. Viper nascosto, non vuole assolutamente rivelare e dare informazioni sulla sua posizione prima del plant. Il plant arriva adesso. Kaden però lo deve aiutare nelle retrovie e Chimera lo sta cercando, ci potrebbe essere uno scontro molto importante. Bomba a terra che etichetta, Viper sta aspettando proprio che Kaden faccia la sua mossa. Pierre, 4 kill per lui, manca solo appunto Viper. Arriva anche una bella flash da parte del giocatore degli HSL. Viper credo che abbia le informazioni su dove è la posizione, no invece perché gli passa proprio davanti adesso. Vediamo se l'ha sentito Pierre per l'ace. Ed è così. Ace, signori, ragazzi. Pierre, un round tutto lui. Chimera ha supportato il compagno per come ha potuto. In realtà la VP forse era l'arma più difficile da gestire in quel contesto, perché comunque non sapevano benissimo dove fossero gli avversari. Alla fine hanno preso coraggio, piano piano sono andati al plant, ma senza correre, perché avevano paura che questi potessero spuntare da un momento all'altro. Quello che sta facendo forse una grandissima differenza per i totem in questo momento, secondo me, è Bardoz che controlla completamente Ivy, ed è sempre quello che prende possesso di quella zona e magari addirittura riconquista successivamente, se l'ha lasciata forse con un po' di margine agli avversari. In questo caso non è riuscito a fare la differenza, perché sempre appunto Pierre, che ha vinto il round, non dico da solo ma più o meno quasi, lo ha intercettato, altrimenti avrebbe fatto comunque la differenza anche lì, penso. Comunque mi rimangio quello che ho detto, perché su 5 round fatto dagli HSL da T chiaramente potevo pensare agli overtime, adesso sono 7, praticamente 8 perché i totem sono in eco, il side è quello sfavorito, a meno di miracoli dei Totem Esports che hanno un side T preparatissimo, studiatissimo, sarà difficile vedere insomma una vittoria dei totem. Occhio perché Pisa ha ben presente dove sono i suoi avversari, guarda piano piano, wow, riesce a trovare un'altra kill sui giocatori su Ivy, rimane il solo Fusion, però ragazzi un altro round a pistola giocato magnificamente dai totem. Fusion prende la VP e con coraggio deve affrontare due giocatori che però non hanno tanta vita, se adesso riesce a far perdere le sue tracce, a nascondersi un pochino. Ma non ho visto il giocatore avversario sopra il treno. Ci prova a girare, spostati. Prova a girare, guarda che in verità l'ha trovato, infatti. Ma alla fine Pierre è troppo attento. Ragazzi, Pierre sta facendo una partita maiuscola, diciamo la verità. Riesce addirittura a raccogliere con l'ultimissimo istante la VP per il compagno. Chimera lo ringrazia certamente. No, stavolta sarà Pisa a giocare a VP. Qui si cambia qualcosina in tavola. HSL, direi, perfetti in questa prima metà, per ora non stanno veramente lasciando tantissimo spazio agli avversari, li hanno massacrati quando hanno potuto, hanno vinto i fight che dovevano. Viper però inizia il fight proprio contro Pisa, AVP contro AVP, lo vince il giocatore dei totem. Adesso c'è un leggerissimo flank da parte di H e Pierre, che trovano addirittura anche un paio di kill, si riportano in vantaggio. C'è ancora però Viper in benissima vita con la AVP alla mano, tra l'altro Viper che non ha neanche l'ombra di un giubbotto, perché non c'è stato modo di comprarlo, visto che ha speso tutti i soldi per la VP. Già, attenzione qua la sfida, H non si deve muovere, credo che abbia fatto qualche rumore di troppo, sì, il suo avversario l'ho percepito, infatti si sentono uno con l'altro ed entrambi non vogliono girare quell'angolo. Osama sempre fantastico, importantissimo come riesce a girare intorno ai suoi giocatori avversari, una cosa incredibile. Qua praticamente è su base CT e si è preso una kill del tutto importantissima e inaspettata. Totem Esports di nuovo chiamati al miracolo. Bardoz e Viper, bomba a terra, credo che terranno armi. Davvero è stato bravissimo, ha trovato il contesto Osama addirittura per chiamare quel compagno al plant. Chissà cosa vorranno fare Bardoz e Viper, però adesso sto giocando semplicemente per la vita. Sono ritornati in CT spawn nascosti. No, è T-spawn, ragazzi. È T-spawn.
non, veramente probabilmente non se lo sarebbero mai neanche aspettato i ragazzi degli HSL. Infatti non li trovano, continuano a girare un pochino, ma hanno lasciato anche un po' le speranze di reperirli. Infatti ecco qui sta per scattare ormai la bomba e non li troveranno effettivamente. Spara qualche colpo per fare... Ah, è arrivata la kill poi di Osama su Viper proprio sul finale. Birdz per recuperare la VP, per salvarlo, lo raccatta da terra proprio all'ultimissimo istante. Diciamo un save piuttosto particolare. Ma un altro round che va in favore di HSL e continua a imperversare sui giocatori Totem, che non stanno fondamentalmente realizzando più da qualche turno a questa parte, anzi continuano ad aumentare il distacco. Hanno fatto 3 round, all'inizio sono riusciti a prendere anche quei 3 round con sicurezza, ma poi niente da fare. Qua un round molto veloce degli HSL che entrano in B, Pisa apre il sito, Fusion però è riuscito a fare una kill su H, Osama su Bardos però, quindi di nuovo il punto bomba B è praticamente conquistato. È arrivato però che kill, ragazzi, wow. Io non l'ho neanche vista onestamente quella testa, non so come l'abbia percepita. Bella la E di Pata Jones però, che porta veramente a pochissima vita i due giocatori degli HSL. Bomba a terra, Pata Jones deve fare il miracolo, il primo lo fragga, ne mancano due, vediamo se ci riesce. Osama sa perfettamente tutto sulla posizione del giocatore avversario e come al solito il macedone fa la differenza. 10 a 3 sulla mappa dei Totem da side sfavorito, HSL sulle ali dell'entusiasmo. Unico tentennamento forse per gli HSL è stato il momento in cui, non ricordo se fosse Piero H, credo H, il portatore della bomba, che è caduto nel tentativo di raggiungere il sito, o meglio lo spot preciso per posizionare appunto la bomba, dove in effetti ha fatto perdere qualche istante in più alla squadra degli HSL. È servito Osama addirittura a raccogliere la bomba, di solito lui la maneggia meno di altri, perché comunque ad Osama viene relegato il compito di fraggare, non gli si lascia mai la bomba a meno che di casi straordinari. E lì forse si è perso qualcosa, e proprio in quel contesto effettivamente i Totem hanno tentato di bloccare gli avversari su un altro tentativo appunto di take, che però non ha funzionato. Qui VP contro pistola sulla lunga distanza, direi proprio che è uno scontro abbastanza cattivo, abbastanza malvagio. E però c'è Bardos ancora, anche solo di Deagle riesce ad uccidere Osama, non è una kill da poco. Sì, Ivy è pulita, adesso bisogna capire però... Totem che sicuramente hanno le informazioni necessarie per sapere che i giocatori degli HSL sono in B, ma c'è un chimera, ragazzi. Preciso. No, ma sa tutto. Dice, vabbè, lì ci sarà un anticipo su rampa alta. Ah, infatti c'era. Adesso mi esce uno da Z, connetto. Infatti è uscito. Veramente li stanno leggendo alla perfezione. Totem che si devono inventare qualcosa nel T-side e non so cosa possono inventarsi. Intanto le statistiche di Pierre a schermo e sono impressionanti. È rimasto solo Pata, si nasconde. Lui la cappina rubata vorrebbe tenerlo ben stretto, anche perché non sono tanti i soldi in cassaforte, nonostante ormai il loss bonus sia a palla da un'ora a questa parte. Però comunque non vogliono perdere altre risorse che potrebbero essere fondamentali in questi ultimissimi round della prima metà. Anzi, ultimissimo round, perché è il quindicesimo. Qui si spende tutto per tutto. Un massimo di 11-4 sarà il risultato che i Totem possono fare su questa mappa. E è un po' poco, è un po' magro. Da CT è... non è un buon biglietto da visita per il prossimo side. Vediamo quello che succede. Brutto campanello d'allarme, forse anche un po' un sintomo, no? Quello di vedere Pata Jones con 4000 e la K e poi Fusion invece solo con l'AUG, quasi a dire ma me lo voglio tenere e oltretutto non voglio perdere tempo nel scambiare armi, quando in realtà posso concentrarmi per andare quanto più velocemente possibile a coprire il site, perché questi ci stanno fregando anche un po' in velocità. Pata Jones, eccolo qui insieme ai compagni, si sono presi forse qualche rischio in più per andare ad intercettare gli avversari proprio in un tentativo di execute per B, ma il resto della combricola HSL in realtà per adesso è separata. C'è un fight, addirittura Osama vince una kill con l'incendiaria, con la
Sì, incendiaria e anche granata frumentazione. Lì le ha tirate tutte e due, è riuscito a fare tantissimi danni agli avversari. Adesso è Chimera contro Pata Jones. Chimera che cambia totalmente luogo dopo aver fatto, insomma, come al solito, il solo, solito gioco di intelligenza. Ha fatto del rumore, ha cercato di sviare l'avversario. Va in B, piazza adesso tutto nelle mani di Pata Jones per vedere se sarà, se si può concretizzare un 11-4, un 11-4 che servirebbe come l'aria ai Totem Esports. Pata Jones prova ad entrare nel site da rampa alta. Chimera sta guardando con Hector, quindi non adesso sarebbe difficile per lui, però deve andare al defuse veloce. Adesso si vedono i due. Pata Jones che sale, bella questa azione, ma gli fa perdere abbastanza tempo Chimera, secondo me, e non solo, vince anche così lo scontro a fuoco e riesce a segnare il 12-3. HSL strepitosi, signori, sembra una partita abbastanza scritta, perché 12-3 su Inferno, non so se si recupera da T, vediamo che cosa si inventano. Sì, su Train è stata una partita abbastanza schiacciante, non c'è stato troppo confronto. Inizialmente sembrava un po' un duello abbastanza serrato, poi a un certo punto però gli HSL hanno preso il via e forse hanno un po' rotto la mente degli avversari, si può dire così, no? Regia, se Sparker c'è ed è in postazione, magari gli facciamo dire qualcosa su questo primo half. Sparker non c'è, la regia, e la regia. No, Sparker, eccolo, eccolo, hai visto? Vai Marco. Sono sempre presente, lurkerò un po' in giro. Mi stavo guardando in effetti la... Mi aspettavo un po' più combattuto in effetti, Devo essere un po' onesto. Però quanto hanno giocato bene gli HSL. Osama era un ninja, entrava in B e nessuno se ne accorgeva. Arrivava di Rosite praticamente. C'era Chimera che faceva i numeri, Pierre che ti butta via un ace. Cioè te lo fa l'ace, no? Te lo butta via. Clutch, cioè movimenti perfetti, prese dei site, prese dei punti, coordinati. Che gli vuoi dire? Hanno giocato perfettamente. Mi è sembrato veramente una superiorità, non solo tattico e strategica, ma anche e soprattutto individuale. C'è un Pierre, ragazzi, il demonio, cioè, si può dire senza che si offenda nessuno. Veramente ha fatto delle kill allucinanti. Io però credo che una parte della responsabilità vada mossa a quel round che Chimera ha vinto con un punto vita, dove era uno contro tre. Credo che abbia spezzato qualcosa dentro la testa dei Totem. Penso che abbia cambiato parecchio il loro approccio al game da lì in avanti. Perché se ci fate caso, proprio da quel round in poi è andato tutto male. È stato quel round. Secondo me, che li ha demoralizzati. Gli ha fatto capire che questa partita non l'avrebbero vinta, o perlomeno gliel'ha fatto pensare. E da lì in poi è andato veramente tutto quanto a scatafascio. Sì, immagina quanta confidence dà. Vince un round a un HP 1 contro 3. Cioè, il team salta in aria proprio. Ti parte l'umore, ti si alza alle stelle, davvero. E poi, se inizi a vincere da quel punto, l'umore non scende più. Quindi tu hai un controllo davvero su tutto, perché sei molto più forte. Arrivi agli scontri che tu sei molto più confident. Cioè, te non ti frega nulla di chi hai contro in quel momento. Corri come un matto, uccidi tutti, entri nei site, non te ne frega nulla, fai le giocate che vorresti fare in qualsiasi momento, e là non puoi fare niente. Se sei Totem, là devi fermarli prima possibile, non fargli prendere quella confidence. Non ce l'hanno fatta effettivamente, e adesso sul T-side la vedo davvero dura, anche perché abbiamo un Chimera con la VP che si diverte sul CT, senza dubbio. Non so come si può recuperare da un 12-3 subito da CT. Vediamo, magari mi stupiscono, e anche i Totem hanno delle strat per quanto riguarda il T-side perfette. Non saprei, Sparker, tu nella loro posizione non la dai persa e non hai già la testa da S2? Vabbè, diciamo che la partita non è mai persa finché non arrivi a 16, anche perché loro non penso che credano di essere meno bravi degli HSL. Quindi sicuramente il punto focale sarà il pistol. Vinci il pistol e prendi appunto la boccata d'aria, riesci a immetterti un po' nella partita. Se non vinci il pistol, là
sei sotto un treno, appunto. Cioè, dai, cioè. Giustamente. Allora, andiamoli a vedere questi treni, perché sembra che siamo pronti per trasmettere, rifarvi vedere la partita, e quindi i giocatori sono già pronti sul server. Tra l'altro, vi annuncio che abbiamo una sorpresa in studio noi, Una piccola chicca. Poi ve la facciamo forse vedere e sentire, forse solo fotografare, chi lo sa. Comunque, insomma, piccola chicca, assolutamente. Allora, andiamo quindi, Spark, grazie per l'analisi post mappa, tanto dopo commenterai comunque quella successiva, lo dico per tutta la W Gang sul tuo canale, ma non solo, abbiamo comunque la possibilità di avere uno dei giocatori più esperti dietro ai microfoni per quanto riguarda Counter-Strike, darci le sue opinioni, quindi assolutamente lo sfruttiamo. E detto questo, chiaramente si sapranno riprendere da questo 12-3 i totem, adesso lo scopriremo, stiamo entrando sul server proprio adesso e quindi vediamo come cominciano questo pistol, che è insomma veramente parte della vittoria, dipende da qui, perché se perdi questo pistol è complicato. Però gli HSL, ripeto, questo veto, però io sono, non lo so, non sono abbastanza all'interno della community per dire qualcosa, però io non mi sarei mai andato a giocare train contro gli HSL, sinceramente. Hanno dimostrato molte volte di gradirla, di saperci giocare bene. È vero, sono un team diverso da prima, però sì, sicuramente il ban di Inferno all'inizio è stato quel colpo, no? Quella cosa che non ci saremmo aspettati. Da lì in poi, sai, i ban si fanno perché non sai giocare l'una mappa, perché non ci vuoi giocare con gli avversari. Alla fine hai tante scelte su Counter Strike e il veto è importantissimo. Però wow, anche il frag di Pisa, che subito mette le cose in chiaro per gli HSL, che questo pistol lo vogliono vincere, erano ben preparati ad aspettare i giocatori in B, probabilmente adesso ci stanno tutti arrivando velocissimi gli HSL a tornare sul site, e insomma continua a essere abbastanza, l'ago della bilancia pende verso i leoni, che in questo momento fraggano tutti gli avversari dei totem, il pistol è loro, si va sul 13-3 e ora è veramente scalare l'Everest. Sì, questo è un round che non avrebbero mai dovuto perdere i ragazzi dei totem, ma in un contesto complessivo di 13 round persi, direi che insomma non è che faccia troppo scalpore, che lasci troppo sorpresi, per così dire. Probabilmente, ecco, appunto, i totem si sentono demoralizzati, non hanno giocato con le piene capacità anche questo primo attacco. Ci riprovano stavolta con un force buy, addirittura un paio di AK alla mano, che potrebbero fare la differenza. Muore addirittura di incendiaria il povero Viper. C'è un push collettivo, un execute tutta per A. Vediamo cosa faranno i ragazzi degli HSL per rispondere al contrattacco immediato. Mamma mia, che cosa ha combinato qui Mr. Pisa. Pierre gli dà addirittura una mano, soverchiato anche questo tentativo disperato di riuscire un attimo a fare breccia sul sito di A con un paio di AK. Non hanno saputo purtroppo resistere alla potenza degli HSL. Niente da fare, niente da dire. 14-3. Non ha un match point. Cioè, parla da solo. E Totem Esports, tra l'altro, che non è che abbiano tutti questi materiali per lavorare. Le armi sono quelle che sono. Le statistiche sono statistiche aggregate. Comunque hanno i frag anche delle altre settimane. Quindi è un cammino che ci terremo per tutto il campionato, no? Cioè, nel senso, Pisa adesso 35 totali, poi andrà ad aumentare quel numero. Totem Esports che cercano di entrare da Ivy, dove troveranno però un'opposizione. C'è Osama in quell'angolino che vedrai che sarà veramente veramente cruciale. Non si muove infatti il Macedone. Vediamo se i Totem decidono comunque di passare. Pata Jones ci prova, forse la... No, non credo l'abbia visto. Credo che abbia visto solo Pierre, che in verità è alla fine di quella zona. Quindi continuano ad andare verso di là. Eccolo Osama. Una kill, due kill. Era scontato, troppo facile. Lì veramente nessuno dei Totem Esports lascia il campo di battaglia.
scusate, gli HSL sono tutti vivi. C'è solo Bartos in vita, nascosto, ecco. Però strappa una kill agli avversari. L'ho tirata con H. Sì, l'hai portato un po' sfiga effettivamente. 15-3, giocheranno quindi 12 match point per gli HSL. Beh, un po' deludente per gli HSL, avrebbero potuto fare qualcosina in più effettivamente. Certo, sicuramente. Ovviamente siamo sarcastici, ragazzi, siamo anzi diciamo estasiati da una qualità di gioco così elevata da parte degli HSL. Non hanno lasciato nulla al caso in questa mappa, forse speravano addirittura che i Totem potessero piccarla per potergli fare del male. Qua potrebbe essere arrivata la prima mappa un po' la Vertigo della settimana scorsa. Beh, comunque questa è ancora meno combattuta, se ci pensi. Totem Esports che effettivamente non ci aspettavamo così arrendevoli, finisce qui con un Kaiden e il suo Galil contro 5 giocatori avversari tutti in vita. Sì, penso abbia il Galil qui. Ecco fatto. Flawless round. Flawless round, l'ultimo, quello del 16.